Comincio a stendere il prodotto sul pennello aerografico e metterei un po' del prodotto della NYX. Come stendere il prodotto. Questo è un pennello andiamo ad applicare un po' di cipria con questo pennello, questo maxi pennello della Mega Beauty, un po' di cipria di Chanel, che è poudre universelle di Chanel, molto buona, eh? Io ho tolto la sua mascherina. Però insomma, in alternativa a questa generalmente uso questa, che è la Stay Matte di Rimmel. Volevo inoltre dirvi che ho provato questo fantastico prodotto che avevo detto della Sciacca, molto buono. Questo qui è un correttore che va bene per tutte le zone del viso. Adesso andiamo ad applicare sulla palpebra mobile un po' di primer di Kiko. Qui ci sono dei primer, oltre il set per le ciglia ci sono anche dei primer. Adesso andiamo ad usare, è molto buono ragazze questo qui, il correttore delle ciglia. Della NYX. Allora, per la stesura dell'ombretto io uso un pennello abbastanza di setola morbida, così abbastanza largo, insomma, perché vado a riempire tutta la zona, insomma, dell'occhio, e uso un marrone, come potete vedere è quello più consumato perché è quello che uso di più, questo qua, e lo vado a passare su tutta la palpebra in modo abbastanza uniforme. Sono molto buoni i prodotti della NYX, non sono per niente polverosi e devo
devo dire che durano tantissimo e coprono anche abbastanza. Ok, fatto questo, cambio pennello e uso questo qua, quello nuovo che vi avevo fatto vedere, che avevo appena comprato con le setole molto morbide, e vado ad applicare il marrone, quello più scuro, questo. E faccio l'angolo. Nella zona sopra, con un pennellino ancora più piccolino, che è questo, ok, vado a mettere del chiaro. Il chiaro che uso è questo, sempre quello più consumato. Un pandino, vediamo, spandiamo un po' con questo. Ok, e adesso andiamo a mettere il prodotto per le ciglia che non ho tirato fuori, ma dovrebbe essere questo. Mentre il prodotto per le ciglia agisce, andiamo a spandere con il maxi pennellone Bottega Verde, ok, un po' di fard, un po' di terra. Dov'è la mia terra? Io uso questa terra della Chicco, molto buona. Questa. E andiamo a fare un lavoro di questo tipo, in modo uniforme su tutto il viso. E anche un pezzettino del collo per non far sì che si veda, insomma, la differenza. Vado ad applicare un po' di blush sulla parte degli zigomi con questo pennello molto molto morbido. Sono tutti pennelli che io acquisto dai cinesi, a parte qualcuno di Bottega Verde, sono veramente molto buoni, eh. Andiamo ad applicare un po' di blush. Io non esagero col blush perché altrimenti poi sembro un panda. Ok, in questo modo. Dopodiché passiamo alle labbra. Allora, così. Sulle labbra incominciamo ad applicare la matita della Givenchy, con la quale che avevo comprato insieme, come vi avevo detto, al rimmel, e mi trovo veramente molto molto bene. Allora, direi che ora possiamo passare il rimmel. Il rimmel è questo, quello della Givenchy che vi avevo già fatto vedere. È molto buono, vedete le setole, a parte il packaging che è fantastico. Guardate le setole, sono fantasticissime. E andiamo a mettere il rimmel. Io non abbondo mai col rimmel perché, come vi avevo già spiegato, ho un po' di problemi di allergia agli occhi. Ma comunque
molto fanno anche i prodotti, nel senso che se si usano dei prodotti veramente buoni, l'allergia agli occhi, insomma, direi che si evitano, E in alternativa vado a perfezionare col pennino della Kiko la parte della palpebra. Un po' di illuminante. Sono le palline famose della Kiko che vi avevo detto, che noi, io e mia figlia, tritiamo e rendiamo in polvere in questo modo e lo andiamo a applicare con un pennello che ho acquistato per l'illuminante, che è questo. Applico il matte finish matte per dare, insomma, per far sì che il trucco tenga tutta la giornata a una certa distanza. Ok, voilà, il trucco è terminato. Grazie. Ciao, e vi scrivo nella info box, scusate, i prodotti che sto usando. E per questi pennelli che ho appena acquistato, questo, questo e questo ve li consiglio perché sono veramente molto buoni. Ok? Sono i pennelli aerografici, quelli che si usano adesso. Comunque vi lascio tutto scritto nella info box, vi saluto e vi abbraccio al prossimo video. Ciao ciao! Ecco, il video è pronto. Spero che il trucco sia venuto bene, compatibilmente ovviamente con l'età. Non tolgo gli occhiali, altrimenti io non vedo la telecamera e quindi non so quello che sto facendo. Comunque, insomma, è un trucco abbastanza leggero, compatibilmente, insomma, con la mia età. I prodotti sono tutti molto buoni, io ve li consiglio. Ci vediamo alla prossima. Grazie, Ci dici ciao! buongiorno, è appena arrivato il pacco, credo, della Naked, della Urban Decay. Vediamo, un pacco enorme, enorme per un articolo, perché fondamentalmente ne ho comprato uno solo. Wow, cioè proprio uno scricciolo è la palette. E questi sono i colori, principalmente naturali, perché uso quelli naturali, ecco, quindi questa è la palettina, insomma. E niente, comincerò ad usarla, vediamo, perché la mia è un po' consumata, quindi metterò anche questa, insomma. Va bene, questo era tutto per farvi vedere. Ci vediamo al prossimo video. Baci, baci.